L'adesione allo sciopero qui a Livorno è stata molto alta, ma voi avete deciso di partire anche se gli altri portuali d'Italia stanno aspettando un attimo, hanno detto prima vediamo cosa succede. Perché avete deciso di intanto iniziare a farvi sentire? Perché siamo dell'opinione che la protesta debba avvenire prima che le cose siano decise, perché altrimenti una volta decise sono decise, ne abbiamo avuto dimostrazione negli anni, negli ultimi 30 anni abbiamo avuto la dimostrazione per tanti argomenti, articolo 18, legge Fornero, ormai quando la legge è depositata e non si torna indietro, e noi questa volta non vogliamo assolutamente arrivare a dire potevamo fare qualcosa, forse era meglio se partavamo prima. Noi abbiamo preso una decisione coraggiosa, siamo partiti da soli, ci auguriamo che gli altri porti prendano esempio dalla nostra protesta e ci accompagnino per quelle che possono essere future. Che cosa sta succedendo qui stamani? Cioè, chi state bloccando? Stiamo bloccando tutto il porto, tranne i servizi essenziali che sono garantiti, coperti da 146, tutto il resto delle attività sono ferme, l'adesione è al 100%. Perché? I temi sono sicurezza, l'autoproduzione e il lavoro usurante sono temi centrali, il rinnovo dei sostegni alla portualità. Sicurezza e salute è al centro, perché comunque l'utilizzo del lavoro straordinario sta mettendo ulteriormente a repentaglio la sicurezza dei lavoratori, morti sul lavoro ne contiamo a centinaia purtroppo, ma non c'è un'inversione di tendenza. Sicuramente l'autoproduzione, la pratica che gli armatori vorrebbero far propria di autoprodursi se le operazioni portuali è nel DL concorrenza, è stata accantonata, ma il rischio che venga ulteriormente messa dentro il DL è concreto, quindi per noi sarebbe perdita di posti di lavoro, perché è il primo porto per lavorazioni rotabili, il porto di Livorno. Per ora il porto di Livorno è partito da solo con questa protesta, gli altri porti italiani non vi hanno seguito, vi seguiranno? Mi auguro di sì, perché i temi sono assolutamente generali, centrali di tutta la portualità nazionale. Manca una regia a livello nazionale della portualità, si parla ancora di competizioni tra porti italiani quando in realtà l'ultima riforma doveva consegnare un sistema portuale unico, ma questo ancora non si è concretizzato. Grazie.